bentrovati tutti sul mio canale. Oggi torniamo a parlare di una nostra vecchia conoscenza, ovvero i Space Marine Reavers. Agili e molto potenti, soprattutto se lanciati in mischia, anche perché hanno le loro belle pistoline e delle spade abbastanza inquietanti. Non mi sono dimenticato di fare il resoconto del risparmio la puntata scorsa, ma ve lo farò la prossima, visto che non avremo miniature da montare e tutto il resto, così renderemo un po' più lunga anche la prossima uscita. Andiamo a fare il solito unboxing. Oggi ricicliamo sia cartone che plastica, mi raccomando. Ok, qui vabbè, abbiamo le solite miniature, che inutile che vi presenti più di tanto perché le abbiamo già viste. Comunque sono altre tre miniature a 9 euro. Andiamo a vedere cosa ci dice il nostro amico Ian questa volta. In questa uscita arrivano i rinforzi per i Reavers. Ora puoi schierare due unità oppure una grande. Man mano che aggiungi modelli alle partite scoprirai che le unità più corpose possono fare la differenza in campo. Questo numero contiene anche le regole complete di Warhammer 40.000. Hai finito l'addestramento, troverai ancora qualche tutorial qua e là, ma non avrai più le regole semplificate. In questa uscita c'è una breve guida alla scheda riassuntiva delle regole. Non preoccuparti, la maggior parte l'hai già imparata. Buon hobby! Ed ecco qua il libricino che ci ha anticipato Ian. Come vedete, ci sono le regole base, il movimento, la fase psionica, tutto preciso quello che abbiamo studiato in questi fascicoli. Sembrano tante, ma poi alla fine consiglio sempre di leggerlo un paio di volte per ripassarlo, perché soprattutto se si gioca poco, ogni tanto ci si dimentica alcuni meccanismi o a volte ci si trova in alcune situazioni particolari. Però con questo libricino veramente facile da trasportare, oppure andando a rivedervi tutte le varie uscite, le regole che avete studiato, che poi sono divise molto bene per categoria, quindi è anche facile andare a recuperare, vedrete che giocare sarà molto più semplice. Soprattutto ormai abbiamo tutte le fasi complete e quindi sarà anche molto più divertente, perché più regole ci sono più diventa difficile, ma è anche più interessante giocare, e soprattutto a livello proprio di combattimento si potranno usare diverse e più complete tattiche di battaglia. È lì che esce un po' la bravura del giocatore. Andiamo a vedere anche un po' all'interno, ci parla di tutti i vari mondi che ci possiamo trovare, i mondi dell'Imperium, vabbè, qualche caratteristica in più e qualche altra miniatura che abbiamo già visto. Vabbè, qui ovviamente i Reavers li avevamo già montati, però ovviamente aumentando il numero di colori a nostra esposizione i nostri modelli, come vedete, iniziano ad essere sempre più completi. E poi qua iniziamo a giocare su Corvon e non più sul Ultramar. E c'è anche una scheda riassuntiva delle regole base che ci danno. Come vi dicevo, la prossima abbiamo un colore e un pennello base. Nella 23 nuovi oggetti scenici, e ne approfitteremo soprattutto nella 22 per fare un riassunto di quanto abbiamo risparmiato in queste uscite. Ok, adesso andiamo al montaggio dei Reavers.
arrivati alla fine anche di questa raccolta. Come vedete, sono i nostri semi soliti reavers, leggeri tra virgolette, e pronti a scagliarsi contro gli avversari con spada e pistola Requiem. Cosa che voglio dire oggi, cerchiamo di sono abbastanza uguali i modelli, quindi magari nel limite degli incastri, che comunque poi la colla ci può aiutare in questo, in base alla nostra bravura e al grado di confidenza che abbiamo con le miniature, cerchiamo un po' di modificare sempre qualcosa, una da una miniatura dall'altra, devono avere proprio uguali. La volta che non riusciamo magari con le plastiche perché c'è un incastro obbligato, tutto il resto magari col colore, un casco un po' diverso, una tonalità un po' diversa, comunque differenziamo un po' tutte le nostre miniature per rendere a livello visivo tutto molto più carino. Come al solito, se vi piace mettete un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima uscita. Ciao!